l'avete chiesto in tanti, quindi ora vi spiego come si possono trovare, scaricare in locale e riutilizzare in pochi minuti le immagini del web non protette dal copyright sia con motore di ricerca Bing che con motore di ricerca Google. Vedremo poi come questa funzione di selezione rapida di immagini riutilizzabili sia integrata sia in Google Docs che in Google Slides. Un'ultima cosa, avete sul PC immagini di fiori o di insetti di cui non conoscete il nome? O magari un quadretto in casa vostra e non sapete se è la riproduzione di una qualche opera famosa? Esiste una funzione piuttosto inesplorata dei motori di ricerca appena menzionati che mi permette di fare il percorso inverso, dall'immagine al nome e alle relative informazioni. Bene, cominciamo! Cominciamo dall'inizio, ringraziando i miei figli per questa bellissima immagine che mi hanno messo sul desktop, basta che volti l'occhio. Allora, vado su Google e provo a cercare le immagini che mi servono proprio per realizzare questo video. Quindi ho parlato di Docs, di Google Slide, voglio mettere le icone di Bing, Google Doc e Google Slide. Scrivo quindi Google Doc. Perché voglio l'icona. Vado in immagini, setting tools, e io vado qui, usage rights, diritti di utilizzo. Voglio quelli contrassegnati per essere riutilizzati. Qui lo trovo, tasto destro del mouse o nel mio touchpad, salva immagine come, e nella cartella che ho predisposto qui, trovare e gestire le immagini, con il nome del file, scrivo Google Doc, la prima immagine viene scaricata. Proseguo chiedendo l'icona di Google Slide. Eccola, tasto destro, salva immagine come, ed è già pronta in questa cartella. Qui è un PNG, salvo. In pratica, se io non cambio le impostazioni, quindi lascio Tools, contrassegnate per essere riutilizzate, e scrivo qui, non vado sopra, allora le immagini che trovo sono tutte di questo tipo. Ora scrivo Bing, il motore di ricerca di cui vi parlerò, e queste sono tutte immagini che io posso, tasto destro, salvare, e mi viene subito proposta la stessa cartella, e poi potrò riutilizzare. E infatti le avete proprio viste in questo video, nell'introduzione in particolare. Ripeto la procedura con motore di ricerca Bing. Vado su Bing e questa volta voglio cercare l'icona di Google. Cerco immagini, aggiungo un filtro, licenza, diritti di utilizzo, qui ne abbiamo veramente ancora di più, e io prendo questo. Tasto destro, salva immagine come, e qui di nuovo ho la mia cartella, trovare e gestire le immagini. Ora invece vi mostro come molto rapidamente posso trovare immagini non protette da copyright grazie a una funzione integrata in Google Docs. Sto facendo un dizionario illustrato. Sono arrivata alla parola carpet, tappeto, e fra i tools, gli strumenti, apro Explore. Scrivo la parola carpet, ma anche in italiano non cambierebbe nulla. Abbiamo qui i risultati dal web. Qui, se per caso avessi costruito qualche documento in Drive che si intitola Carpet, non l'ho fatto. Qui abbiamo le immagini, e sono immagini già selezionate da Google con lo strumento, appunto, contrassegnate per essere riutilizzate. Quindi io prendo, trascino e ripeto con Window, posizionata su immagini,
quindi window, mi piace questa finestra, la trascino e continuo, chair, ecco, vedete che veramente è molto semplice e molto veloce. Proseguo ora invece con Google Slides. Ho preparato la mia presentazione con un layout che mi è utile per, diciamo, creare delle flashcards, quindi un posto per un'immagine e un altro per la scritta. Qui ho duplicato l'immagine, infatti vedete che ne ho tre uguali. Andiamo a modificare la numero 5. Ho scritto dog, ma l'immagine è ancora quella di bird, quindi tasto destro sull'immagine e ho la possibilità di replace, cambiare l'immagine lasciando lo stesso formato. La vado a cercare nel web e vengo avvisata che Google seleziona per me le immagini che ho possibilità di utilizzare. Scrivo dog e questi cagnolini che trovo sono tutte immagini che io posso utilizzare non coperte da copyright. Questa volta non devo trascinare ma fare doppio clic. Proseguo sotto, cambio la scritta, scrivo cat, tasto destro replace dal web e vado, ecco qui, cat, un doppio. Avevo già spiegato come fare in questo video e vi lascio il link nei commenti. Rivediamo la spiegazione. Ho visto questo fiore, l'ho fotografato, voglio sapere come si chiama, quindi vado in immagini, clicco sull'icona della macchina fotografica e ho due possibilità, link o carica foto. In questo caso carico la foto. Questa pianta con fiori che assomigliano a lanterne si chiama Alkekenji. Ah, questo è il frutto, non il fiore. Buono a sapersi. Ma non è finita, su Bing ho anche questa possibilità. Qui trovo la ricerca per immagini, quindi non scrivo la parola ma provo a cercare attraverso le immagini. Guardiamo questa possibilità. Posso fotografare un oggetto che ho in casa. In questo caso sono incuriosita da questo quadretto. Ecco le immagini simili, posso cercare se riesco a trovare se è la riproduzione di un'immagine famosa. E direi che è questa. Ed eccoci alle conclusioni. Le immagini sono un mezzo di comunicazione molto efficace, molto utile nella didattica a distanza e spero di avervi dato qualche consiglio per utilizzarle con più facilità, sicurezza e consapevolezza. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e soprattutto se ci sono altri argomenti di cui volete che io mi occupi. A presto!